ragazzi, sono Gio, questo è un nuovissimo video sul mio canale e come vedete dal titolo, oggi vi parlerò di essere riconosciuto in pubblico. Ed è una sensazione veramente stupenda. Vi racconterò 5 storie di quando, di 5 volte che mi hanno riconosciuto in pubblico, che comunque fanno, diciamo, ridere e anche, cioè, fa comunque molto piacere essere riconosciuto in pubblico, perché tipo tu vai in giro e comunque dopo le scoprirete dove mi hanno incontrato, perché sono anche posti assurdi. Facciamoli in ordine cronologico, quindi dal più vecchio al più recente. Allora, uno dei primi è successo a scuola mia, che stavo giocando semplicemente nella palestra della mia scuola a calcio, stavano giocando lì con i miei compagni di classe e vedo che sto ragazzo arriva, mi guarda, mi fa: scusa, ma tu sei Joe? Faccio: sì, sì, sono io. E tipo, là è stato tipo imbarazzantissimo, perché lui mi guardava e io lo guardavo così, sì, sono un youtuber. E i miei compagni di classe, con tutti i miei compagni di classe, mi guardavano per dire: ma cosa cazzo sta succedendo? E io dicevo: ah, non lo so, perché sono youtuber, io non lo faccio vedere. E quel ragazzo, anche lui imbarazzantissimo, si fa: ah, bella, mi ha dato la mano, e comunque si è andato a fare educazione fisica. E ogni lunedì dello scorso anno scolastico, ogni lunedì lo beccavo comunque a fare educazione fisica. E qual è stato uno dei miei primi incontri di riconoscimenti, se così si può dire, ed è stato uno dei più imbarazzanti, perché era davanti a tutti quanti i miei compagni di classe che non sapevano che facessi lo youtuber. Il secondo incontro, ragazzi, è successo quest'anno a febbraio, nel periodo che comunque stavo facendo lo stage lavorativo qui a Giussano. E in pratica ero in pausa pranzo, ero scazzato di mio perché ero veramente esausto. Sono andato al McDonald's a mangiare un boccone, perché poi dopo 20 minuti sarei dovuto ritornare al lavoro. E tipo a un certo punto ero fuori a sedermi nel tavolo, che mio padre e mio fratello stavano dentro ordinando da mangiare. Ero fuori, stavo al telefono e vedi che sto ragazzo arriva, e il periodo che avevo i capelloni. Comunque adesso mi metterò lo screen, che tipo io e sto ragazzo, che mi ha postato la foto su Instagram, mandatelo a seguire, si chiama Riccardo Azian, penso, comunque link in descrizione del suo profilo. E mi vede e mi fa: scusa, ma sei Joe, vero? E faccio: sì, sì, sono io. Oh, grandissimo, tipo, possiamo fare una foto? Minchia, va bene, ci sta. E questo qua è stato anche, vabbè, imbarazzante come il primo, no, però comunque anche questo è stato abbastanza imbarazzante, perché comunque immaginate il McDonald's pieno e fuori, eravamo ai tavolini fuori, sto ragazzo che mi chiede, mi fa alzare, mi fa fare una foto così abbracciati e tutto, e tipo tutti quanti guardarmi e dire: oddio, ma chi è quello, e tipo, io cazzo, sono un youtuber. Cioè, avevo tipo 4-5 mila iscritti, e tipo tutti a dire: oh mio Dio, ma quello è un bip, oh mio Dio, tutti a guardarmi, dopo tutte le fighe là a sgrillettarsi per dire: oh mio Dio, ma quello è youtuber. No, non c'è, comunque è stato molto imbarazzante, perché anche lui era con tanti suoi amici. Ciao Riccardo. E poi da febbraio a Rimini, la vacanza a Rimini, non ho più riconosciuto nessuno, perché comunque non ho avuto l'occasione di incontrare nessuno, tranne quel ragazzo che vi ho parlato in uno scorso video, che si chiama la serata più bella della mia vita, che dove mi ha incontrato quel ragazzo la sera, che comunque lascerò il link in descrizione, andate a vedere quel riconoscimento bellissimo. E ora passiamo a Rimini, ce ne sono stati 3. Allora, il primo si chiama Just, questo ragazzo è di un mio amico di PS4. Ha visto che ero a Rimini, questo ragazzo è di Roma, e il primo giorno che sono arrivato a Rimini mi chiama e mi fa: Gio, ma sei a Rimini? Sì, anch'io. Che bagno sei? 90. E figa, io sono al 120, dai, 2 minuti arrivo. Figa, dopo 20 minuti che cammina tutto il tempo è venuto da noi il pomeriggio, siamo stati tutto il pomeriggio insieme, simpaticissimo Just. Perché il fatto che non è che siamo stati là a dire: sì, youtuber, lui mi faceva: oh, sei un grande Joy. Perché comunque, avendo instaurato un'amicizia su PS4, ci stava tipo che io lo sfottevo un po', lui sfotteva un po' me, sul nero, così. Ci stava, abbiamo parlato tutto il pomeriggio insieme, ci siamo divertiti, abbiamo sfottuto un paio di neri che vendevano cose in spiaggia, che non ero io perché era in pausa pranzo, per fortuna. E questo qua è stato il primo incontro a Rimini, proprio il primo giorno, è stato bellissimo. Io a Rimini ero arrivato il mercoledì. Il subito dopo, il sabato, un ragazzo che si chiama Tonno, che penso tutti lo conosciate, no vabbè, tutti no, comunque ciao Tonno, e continua a rompermi il cazzo e mi fa: dai Gio, nominami il video, fai il video di riconoscimento, ok? Eccolo qua, il Tonno, link in descrizione del suo canale, andatelo a passare, che fa delle grafiche pazzesche su YouTube. E in pratica mi ha chiamato e mi fa: oh Gio, guarda, stasera è tutto, vuoi venire con noi? Figa, quella serata non sapevo anche che cazzo fare, alla fine siamo andati con lui. E quella sera è successa una storia esagerata, penso sia la storia più assurda di Rimini, che quella aspetterò a farla finché non mi ritorna il gatto, perché quella storia è veramente assurda. Vi dico solo: 3 ragazze, io e Manu dai Cugini del Tubo, 2 ragazzi nel mio hotel. Vi dico solo questo, questa storia è veramente incredibile. Tonno non si sa dove cazzo era finito, che alla fine tipo alle 3 che ero con queste ragazze, lui mi chiama e mi fa: Gio, ma io sono ancora in discoteca, tu dove sei? No, ma che sono quando le tipe in un hotel. E lui fa: ah,
fa bene, grazie, ciao Joe. E comunque scusa Ton se ti ho trattato così, ma comunque ci siamo divertiti tanti suo contorno a ballare in discoteca sulla sabbia. E quella sera è successa un'altra storia divertentissima, perché eravamo tutti quanti minorenni, non c'avevamo i documenti dietro, non ci hanno offerto da bere, ma abbiamo bevuto comunque, non si sa come, ve lo spiegherò in un altro video anche questo. E l'ultimo dei 5 riconoscimenti, che questo, anche questo qua è successo a Rimini, è il più assurdo, perché assurdo tra virgolette, perché comunque eravamo in discoteca, era l'ultima sera, non so se tutti voi lo conosciate, Gigi D'Agostino, che penso sia il DJ migliore italiano, e al Mojito, una discoteca lì a Riccione, c'era Gigi D'Agostino che suonava. Allora siamo andati io e Manu De Cucci del Tubo e un altro nostro amico, siamo andati lì, abbiamo ballato un po' tutta la sera. Gigi D'Agostino si è dovuto andare a Luna, e a Luna la discoteca ha chiuso. A Luna era l'ultima sera, diciamo, ma che cazzo è, andiamo alla discoteca a fianco. Allora tipo io urlare ubriaco come la merda, raga, tutti alla discoteca a fianco. E siamo andati tutti quanti, proprio l'orda di tutta la gente che era là, alla discoteca di fianco. Siamo andati là tutta la sera a ballare. Anche là ho preso ancora da bere e ancora ero più marcio del giorno di prima. Tra l'altro ho registrato un video sul pullman della fine della serata, che tipo dei neri sul pullman, che stavo prendendo dei pullman per tornare a casa, era lì, boom, che è iniziato bom. E tipo là era tutto ancora in discoteca, tutto preso a bere, ancora tutto nel cerone della discoteca. E ho iniziato, bevo. Comunque adesso lascerò comunque il video, non so se riesco a metterlo, non so se riesco a esportarlo dal telefono qua. Comunque link in descrizione per andare a vedere su Instagram, bellissimo questo video. Però cazzo, non vi ho detto il riconoscimento. Allora eravamo alla seconda discoteca della serata, perché la prima aveva finito. E tipo io ai tavolini, quindi neanche in pista valore, ero ai tavolini a ballare un brega, non capivo un cazzo. Arriva sto ragazzo e mi fa, oh, che tipo io ero a ballare come un pirla da solo. E ho detto, no cazzo, che cazzo vado, non capisco niente. Mi giro e mi fa, ma sei Joe? E tipo là io prima che faccio, sì, non ci credo, mi hai riconosciuto l'ultima sera, oh mio Dio, balla con me, balla. E che l'abbiamo iniziato a ballare come dei mongoli ritardati in mezzo ai tavolini, neanche eravamo in pista. E c'è un mi fa, ah, ma tu sei anche Manu, quello dei cugini nel tubo. E quindi quel deficiente con 120 iscritti è stato già riconosciuto 3 volte grazie a me. E nulla, abbiamo fatto una foto, che posterò anche comunque questa foto qua in questo video. E nulla, poi comunque quel ragazzo è stato lì a parlare con Manu, che era un po' più sobrio, invece era in pista da ballo a ballare le canzoni latinoamericane, perché a quell'ora mettevo solo quelle canzoni tipo e stava buscando por la calle gridando, cosa sto facendo della mia vita. E nulla ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, perdonatemi se comunque non è in live, perché comunque l'ho spiegato nel video scorso, la sfiga passasca che non c'ho, l'elgrado mi si è rotto per purtroppo. Link in descrizione di quel video, porca puttana, sto dicendo un link in descrizione di quelle tantissime cose, e mi sa che non ne metterò neanche una. Lasciate già da subito un bel like, già da subito ormai il video è finito, quindi lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al mio canale, passate a tutti i link in descrizione, se ne troverete qualcuno, puttana tosca, non ricordare di metterli. Laggiù è tutto ragazzi, bella.